scienza più interessante della fisica dei black hole, tranne che della caduta di questi black hole, e venne fuori in un articolo, lo tenemmo con Wheeler nel 70, in questo lavoro qua, poi dopo ci venne anche un preprint di Penrose, però il nostro fu pubblicato nel novembre del 70, l'articolo di Penrose venne fuori a febbraio del 71. Questa è una note di Wheeler su "I have received copy of the preprint from Penrose. He will mention our result in his letters." È un po' complicata la storia, a volte mi piace ritornarci sopra, non oggi però. Ma l'unica cosa che vorrei dire oggi è che questo processo, che un black hole che ruota, si possono tirare dentro una particella e estrarre l'energia del black hole attraverso l'ergosfera, fu un lavoro molto importante che generò, non tanto, io quello che vorrei insistere, il processo non è stato interessante, non è mai stato implementato fisicamente, non può essere secondo me implementato fisicamente, ma quello che è stato enormemente importante da questo concetto è che ha condotto alla formula di massa dei black hole tramite il lavoro di quello studente meraviglioso che venne a Princeton dalla Grecia a 16 anni, prese il PhD con me a 19 anni, che si chiamava Dimitrios Christodoulou. E credo che la cosa più importante di quel lavoro era avere trovato la formula di massa di buchi neri, per cui l'energia di un black hole è formata dall'energia al riposo, da un'energia coulombiana e da un'energia rotazionale. C'è questa identità. Avevo sbagliato un fattore 4 qua, non nella formula originale, in questa che ho riscritto in questa forma. Tuft è venuto la settimana scorsa a Roma, Cappello, quello lì è veramente un fisico fantastico, dopo averlo visto un momento mi ha detto qua c'è un fattore 4 di sbagliato, incredibile. Allora l'ho corretto, questa è la formula giusta, questa formula è un po' differente da quella che trovate nel lavoro con Dimitrios, con Christodoulou, perché abbiamo enfatizzato qua la massa irriducibile, l'energia coulombiana e l'energia rotazionale. Ma qual è, senza entrare troppo in dettaglio, qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale, e questo è da un lavoro con Sato, ho preso questa per un altro talk, il punto fondamentale è che nella famiglia delle soluzioni di questi black hole c'è massa, carica e angular momentum, ma il punto è che se voi prendete, per dirlo molto grossolanamente, se voi avete una stella e guardate l'energia nucleare estraibile da una stella, l'energia nucleare estraibile da una stella è dell'ordine di alcuni per cento. In principio dimostravamo con Christodoulou che un black hole in rotazione può avere in principio, in Gedanken experiment, estraibile fino a 29% dell'energia totale del black hole. Quindi se voi avete una massa M e la riuscite a far collassare in un oggetto che ruota, potete estrarre 29% di MC quadro. Questo è il punto chiave. E se invece avete un black hole che ha struttura elettromagnetica, potete ancora estrarre 50% dell'energia a riposo del black hole. Quindi quello che noi avevamo dimostrato era che se un black hole anche struttura elettromagnetica, potete estrarne fino a 50%, e molto probabilmente il black hole più generale è formato da perché immediatamente era nostra opinione
che un sistema collassato, questo è il messaggio che vorrei riuscire a dimostrare bene, ma non sono riuscito a dimostrare, che dato un sistema collassato c'è una equipartizione di energia tra energia gravitazionale, energia elettromagnetica e energia magnetica. Questo è il underline. Cioè che nello spazio delle soluzioni fra energia riposo, energia rotazionale, è stato dimostrato però la formula di massa del black hole, è stato formulato che il black hole la formula di massa, che questi sono tutti i black hole esistenti, e quindi nessuno ci vieta, in attesa di capire ancora più profondamente questo problema, e questo sarebbe forse l'ultimo punto che non credo che ci arriviamo, nessuno ci vieta di fare la fisica di un black hole carico e vedere cosa succede. È chiaro questo punto? Il building block, questo è il nostro lavoro, il building block fondamentale che ci ha dato la chiave di costruzione è venuto da un articolo meraviglioso di Heisenberg and Euler. Heisenberg e lo c'è una capacitanza. Un condensatore ha una distanza H diviso MC, dove M è la massa dell'elettrone, e il campo elettrico raggiunge un campo critico che loro danno essere uguale a M al quadrato C al cubo diviso H tagliato E, semplicemente un campo elettrico tale che E per E per H tagliato diviso MC è dell'ordine di MC quadro, allora si polarizza il vuoto e si creano coppie più e meno. Questo lavoro di Heisenberg e sorridendo mi disse: l'articolo con Euler aveva due parti, una parte semplice e una parte difficile. La parte semplice fu fare la fisica del breakdown del vuoto, la parte difficile, siccome Euler era un discendente di Eulero, era trovare la costante di Eulero da mettere dentro l'articolo. Dice: ci lavorammo moltissimo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Heisenberg fece questo lavoro per il vuoto. Invece, quello che per il vuoto, nel senso per un condensatore nello spazio vuoto, invece a Princeton nel 74, con la fortuna di avere, non leggete il tedesco, prendete solo questa, è dell'articolo di Heisenberg, questa è l'idea fondamentale della polarizzazione del vuoto, e, o se volete, è talmente importante questo che in un mio libro con Sato l'abbiamo scritto in giapponese in modo da farlo capire bene, e qua c'è il condensatore e il tunnel, e questa idea, gioendo del fatto che Thibaut d'Amour veniva dalla scuola normale superiore da Parigi con un non fu un lavoro, è ancora credo uno dei lavori più belli che ho fatto con questo. Grazie.
possibile trovare in quelle tetradi a un campo elettrico e magnetico parallelo il meccanismo di Schwinger, perché Schwinger l'aveva detto relativamente invariante, e dal meccanismo di Schwinger applicato ai black holes era venuto fuori. Abbiamo un black hole caratterizzato soltanto dai tre parametri, massa, carica e momento angolare, classicamente uno può arrivare ad avere un buco nero, classicamente, che verifica Q4 è l'alternante con la luce. Ma di fatto, dal punto di vista quantistico, se uno ha un black hole, un buco nero, che si carica per black hole dell'ordine di 10 masse solari, 100 masse solari, si polarizza il vuoto. Polarizzando il vuoto si creano coppie più e meno. Si scarica creando delle coppie attorno. Questo meccanismo funziona fino a black holes dell'ordine di 10 alla 5 masse solari, da 10 a 10 alla 5 masse solari. A quel tempo non era noto nulla sui gamma burst, se erano vicini, lontani, l'energetica non era chiara, non si sapeva ancora che erano a distanza cosmologica. Però in questo articolo con D'Amour il framework di Reisner-Nostrum poteva arrivare ad energie di 100 alla, questo è per masse solari, quindi 10, 1000, 10.000, 100.000 masse solari, e come vedete l'energetica può lavorare benissimo per avere per differenti cariche, masse, delle energetiche fino a 10 alla 54 Hz possono essere spiegati benissimo da black holes dell'ordine di 10 alla 3, 10 alla 4 masse solari con rapporto di Xi, Q su M, dell'ordine di neanche estreme. Quindi questo è il punto di partenza. A quel tempo, questo l'avevamo capito, ma ci mancava la Kraft per capire un concetto molto più fine che è venuto fuori dalle interazioni. Di questo. È stato abbastanza limitato. Quindi vorrei riprendere un momentino le cose che ha detto Remo e far vedere come appunto l'idea fondamentale di questo lavoro di D'Amour e Remo poi dando una descrizione tremendamente consistente e affascinante di questo.
da questa mass formula di questi due rossini e niente, ha capito l'importanza già nel 75 di queste soluzioni cariche che diciamo sono state stranamente ignorate per 25 anni. Finalmente spero che adesso la fenomenologia consistente che viene fuori nel campo di tutti questi oggetti affascinanti porterà in qualche modo quello che mi piace dire come un gesto di fine come la coesione del genere, che fino alle ricerche sono state solamente praticamente un interesse poco alto rispetto alla realtà, la realtà generale classica. E parlerò appunto un po' dei dettagli di una un buco nero di Reiser nostro, cioè ponendo uguale a zero, perché noi non vogliamo nella prima fase introdurre complicazioni, cercare di capire la fisica. Allora abbiamo visto che la massa, la formula di massa, ha questa struttura che dice che appunto la massa ha una parte irriducibile più un'energia coulombiana, che è un'energia l'orizzonte di questo oggetto è dato da una forma simile all'orizzonte di Schwarzschild, solo che Schwarzschild ha qui Q uguale a 0, quindi c'è il famoso 2GM, qua diciamo invece c'è questo termine. E la costante di Newton, ricordo, è 2,69 di 10 al quadrato di Newton, 10 alla 66 cm, la radice di 10 alla meno 33, che è la lunghezza di Planck. Da questa formula si ottiene che c'è una carica massima che è proporzionale alla massa per questa quantità qui e che ricordo anche che la GM, cioè la massa del Sole, è poco più di un chilometro. Questa è la costante di prima. E ecco, noi in questo lavoro incominciamo a esplorare lo spazio dei parametri di un backhaul carico con L uguale a 0, cioè di Reiser nostro. Chiaramente i due parametri fondamentali sono il rapporto della massa sulla massa solare e il rapporto della carica sulla carica. Quindi Xi uguale a 1 è la carica massima che voi potete avere su un su questo dato. Ora una piccola osservazione che è interessante, che è la seguente: diciamo la carica massima è enorme, però voglio dire, se voi andate a vedere il numero di protoni che c'è in questo black hole collassate, che è più o meno due volte il numero dei protoni per l'antispin isotopico, la massa del protone, andate a vedere il rapporto della carica massa sul numero delle cariche che ci sono dentro al black hole, trovate un numero ridicolmente piccolo per il tipo quanto. Quindi avere anche una carica massimale vuol dire avere sostanzialmente un protone carico, cioè senza il suo elettrone, una volta, circa due volte su 10 alla 18, che è una questione piccolissima. Cioè nonostante è la fine del mondo, cioè la gente come fa a collassare questa chiesa, con le solite storie che sono naturalmente rispettate al fatto che tutti questi astrofisici non ci hanno pensato, ci hanno pensato solamente re. E quindi chiaro, è sempre la solita storia, va bene? Quindi è una piccola, e quindi è very tiny chiaramente è un eufemismo. Very, e direi vorrei mettere tanti veri quanti sono gli zeri che stanno sotto, tiny, fraction, why not? E chiaramente poi questo mi riporta, spero che avremo anche tempo di parlare, e sicuramente spero che non ve ne andiate, perché è una cosa interessante, dell'ultimo punto, ok? Bene, allora nel 75 D'Amour e Ruffini, di questo lavoro che ha parlato Remo, hanno giustamente fatto, vabbè, why not? Bene, allora se questa carica c'è e Q è dell'ordine di Q massimale, ma diciamo una frazione, anche piccola, non importa, sicuramente c'è nello spazio dei parametri una vasta regione in cui il campo elettrico attorno al black hole carico è maggiore del carico del campo critico. Vabbè, diciamo che sto usando qua catagliato C uguale a 1, come insegno normalmente ai miei studenti, quindi ho dato le unità naturali, e il campo critico, se
voi mettete H tagliato e 5 alla 1 è uguale a questa cosa che abbiamo messo la carica E. Questa è ricordando che il quadro di 4 di greco è la famosa costante di strutturazione, quindi E è in questa unità la carica E dell'ordine di un terzo. E anche qui io devo ricordare questo lavoro fondamentale di Euler e Sager, perché già nel 31, proprio ai primordi della teoria quantistica dei campi, dimostrarono che se uno ha dei campi elettrici, tali i campi elettrici che sono presenti in un condensatore che ha, diciamo, un campo elettrico abbastanza forte al di sopra del campo critico, allora il vuoto quantistico, non il vuoto classico è vuoto, il vuoto quantistico no, il vuoto quantistico è pieno delle fluttuazioni quantistiche, e questo campo elettrico gli dà semplicemente l'energia per uscire, per diventare reali, e quindi per essere di volte. Loro l'avevano visto nell'ambito dell'equazione di Dirac, che era stata scritta qualche anno prima, eccetera. Oggi noi abbiamo tecniche più sofisticate per farlo, e in particolare il lavoro di Schindler, che è stato citato da Remo, è molto bello in questa direzione, ma ci sono vari altri modi di farlo. Comunque oggi questo problema è un problema normale, diciamo, che si risolve normalmente con le tecniche di elettrodinamica quantistica. Quindi c'è una rottura, una polarizzazione vuota, una rottura di elettri, come quando, diciamo, una scarica di gas, una carica di elettrici, se i campi elettrici sono abbastanza forti, le cariche si polarizzano, si rompe direttamente, c'è la scarica e c'è la creazione di corpo in questo caso. Nell'altro caso c'è la creazione di ioni positivi e nel caso normale degli elettroni. Qua siccome c'è il vuoto, quindi si devono creare la parte positiva dell'elettrone, deve essere la parte che deve essere il positivo. Quindi attorno a un buco nero elettromagnetico c'è un guscio sferico limitato dall'orizzonte e da questo raggio RDS, che è il raggio in cui il campo elettrico diventa, e che ha questo valore qua, diventa uguale alla massa dell'elettrone al quadrato, che è il campo critico, va bene? In cui le coppie di più o meno vengono create dal vuoto e dalle fluttuazioni del quanto, e quindi a questo punto che sia la diadosfera. L'abbiamo chiamata diadosfera perché l'abbiamo tirata fuori da, ovviamente, là, con il limite dal pedone di Platone, pedone di Lassi più alto. Da parte questa era del tutto analoga, diciamo, la generazione di questa idea a quello di atmosfera di cui ha parlato il lavoro di cui ha parlato Remo nell'ambito di questi processi che però peraltro si chiama il processo di Penrose, anche quello non si capisce bene perché. I nomi italiani non piacciono, i nomi invece anglosassoni o inglesi invece piacciono molto di più. Anche il mio nome non compare mai, anche dove dovrebbe comparire, è la stessa cosa. Che poi il mio nome è ancora peggio di tutti, Penrose. Allora, io faccio adesso un po' di far vedere, ma è vero, chiaramente il mondo latino, il mondo anglosassone è l'importante. The Greek, come si chiama? The Southern Value of Europe, si chiamava Churchill,
nella biosfera, appunto là dove cessa la produzione di coppe, perché il campo è diventato, il campo che scende colombianamente, come era quadrato, è diventato dell'ordine dell'asse uguale al raggio critico, è d'altra parte 1 e 12 in 10 alla 8 moltiplicato su 1 alla meno. E l'energia elettrostatica, che è dentro alla biosfera, è data da questo. E notate che c'è questo 9, 10 alla 53, moltiplicato su R. Quindi diciamo che è poi quella trasparenza che ha mostrato Remo. Ora vi farò vedere un po' che cosa succede nel caso di quello che noi abbiamo chiamato un caso T. Il limite oltre il quale non si produce nulla. Allora che succede? Il buco nero, in questo caso tipico, allora se voi prendete una shell molto sottile dell'ordine della massa dell'elettrone, dell'inverso della lunghezza d'onda quantum dell'elettrone, questo condensatore si rompe e si formano cariche positive. Se qui abbiamo una presumibilmente una carica positiva, perché diciamo in realtà è una carica variante, okay? Allora diciamo le cariche negative, perché lo chiamate più, vabbè, ma più le cariche negative andranno a zero, le cariche andate a zero. E il tempo in cui questo avviene è dell'ordine ancora della lunghezza d'onda, che è dell'ordine di 10^5 secondi, quindi è un processo rapidissimo, va bene? E in questo tempo si crea una distribuzione di carica attorno nella biosfera, estremamente piccata, ovviamente vicino all'orizzonte, e poi diciamo che arriva a zero, ai bordi, che ha questa struttura qui. E in questa scarica si crea qualcosa come 2 in 10 alla 57 in un calcolo naivo, 3 in 10 alla 55 coppie moltiplicate per questi due parametri, che nel caso tipico sono 3,5 in 10 alla 58. E allora, per farvi vedere poi che cosa succede, questo è Artis View, diciamo, della diatrosfera delle coppie, dove diciamo il blesso sono delle coppie. Bene. Detto questo,